carbone, roba del genere, c'erano le miniere che si cavava il ferro, cioè il ferro grezzo che poi lavorato con i forni, mica forni. E mio padre è partito addirittura da giù al fiume perché doveva far girare la ruota con l'acqua, che poi con la trasmissione, si diceva così, faceva andare sia il maglio a stanga che alzava la stanga, batteva, devono forgiare, cioè da un pezzo di ferro, di acciaio, quel che l'era, devono fare la prima forgiatura. E da lì è nata tutta la vicenda della nostra famiglia, ma anche di Premana, tutto sommato, perché o coltelli o forbici, o la CAM che è andata un po' fuori, che è andata sulle piccozze così, ma la stragrande maggioranza è coltelli e forbici. Mio papà lavorava all'Italicus, la vecchia azienda impiantata nel primo dopoguerra. Facevano tutta la fase di lavorazione, dallo stampaggio dei pezzi grezzi alla finitura, alla nichelatura, alla cromatura, facevano tutto. Facevano anche coltelli, facevano anche articoli da chirurgia, bisturi, pinze da orefice. Ha dato lavoro a centinaia di operai che dopo hanno imparato il lavoro e si sono messi in proprio, in tanti, e hanno dato origine all'artigianato premanese. Mio papà si è messo a farle anche quando si è messo in proprio queste pinzette, e da ragazzo, finita la scuola, dovevo andare a aiutare quei piccoli lavori che potevo fare. Queste botteghe erano tutte al centro del paese, ricavate nel sottocasa, diciamo, ecco, ogni abitazione a piano terra aveva la sua bottega. Chi faceva delle forbici piccole era molto un pochettino più avvantaggiato perché occorreva meno spazio. Chi faceva certe forbici di certe dimensioni aveva bisogno di uno spazio molto più grande. Però al tempo, per fare una forbice, non era necessario un'attrezzatura eccessiva. Bastava un paio di perni, e per perno intendo un'attrezzatura in cui si applicano le mole e un trapano, la fucina e poco di più. E invece, perché la nichelatura e la cromatura la facevano comunitariamente, diciamo, c'era un'azienda che, o due, che facevano la nichelatura, e invece la finitura occorreva poco attrezzamento. Allora bisognava passare punto per punto tutta la superficie delle forbici, bisognava passarla due volte, perché si faceva la finitura dal pezzo grezzo appena stampato, la finitura con le mole, in cui erano delle mole in legno con un piccolo strato di cuoio all'esterno. Su questo cuoio veniva incollato lo smeriglio e lo spuntiglio, che erano dei granuli abrasivi. E che dopo le mole bisognava farle seccare o al sole quando c'era la possibilità, o anche si portavano nell'abitazione a fianco della stufa la sera, così il mattino seguente erano secchi, si potevano usare. Forgerone che forgiava proprio dal pezzo di acciaio che forgiava la sagoma, io ero gli chiamavo al boccia, gli davo fuori, gli davo dalla fucina che scaldava il ferro, lui stava là al maglio, gli dava i pezzi di ferro caldo, portavo là e lui lavorava col maglio, dava la prima sagomatura. Dopo però era la storia è lunga, dalla sagomatura a tirare fuori un coltello preciso, c'era la sagoma, lo facevano passare con un segnino,
e tagliavano via tutto quello che crescevano, quel genere. Cioè, è una cosa adesso, un coltello farlo così costerebbe un milione, tanto per dire, perché era tutto manodopera, però intanto si lavorava. Ma da allora adesso non c'è più nessun paragone. Una volta per fare 100 dozzine di forbici bisognava lavorare 10-15 giorni. Adesso li fanno in un giorno, di modo che è proprio la meccanizzazione e le macchine automatiche che hanno contribuito anche a questo. Ecco. Quando abbiamo preso delle macchine proprio automatiche, non so, mettete a vedere un gabarè grandissimo con questo tavolino, con tutti i coltelli in fila in costa, è andato un giorno mio papà, che capita su un paese, vieni giù e vedi le macchine nuove che abbiamo preso, del genere. Lui giù era lì con bastone, il capellino, è stato un bel po' guardare tutte queste pinzette che prendevano i coltelli, mettevano su, tiravano giù, che l'altro girava. Si è girato verso di me e mi fa in dialetto, al seramiche lavorasci, non seramiche lavoro così. Come in tutti i settori di produzione, quando si aumenta la produzione con le macchine va tutto a scapito della manodopera. Quando prima di avere le prime trance, che ti tranciavo fuori la lamina in un colpo solo, c'era, come dicevo prima, il forgiato con un segnino di ferro, segnava una sagoma, con una trancetta, con le lamine, e via. Poi dopo con una mola che girava indietro con un appoggio, gli toglieva con la mola, cioè lavorare di fino per dargli la sagoma definitiva alla lama. Però la progressione dell'industrializzazione, della meccanizzazione è stata lungotta. Sembra che la prima trancia noi l'abbiamo presa nel 54. Lì già è già tanto tempo, però è quello che ci ha fatto fare il primo passo. Poi dopo invece come lavorazione è tutta sua mole smeriglio, roba del genere, per pulire le scorie, per arrotare e finire, lucidare, mole di feltro, mole di straccio, mole di tutti i tipi, che veniva fuori il coltello, finito però tutto a mano. Il passo grosso, almeno per noi come coltelleria, è stato quando sono arrivate le prime, sempre dalla Germania, le prime macchine da fare il lavoro, al posto di farlo a mano sulle molle. Abbiamo cominciato a prendere le prime coppie anche solo di arrotatrici, anche solo per fare la prima lavorazione, poi si andava ancora un po' a mano, poi abbiamo preso anche quelle da finire le lame così, e dopo invece siamo arrivati al famoso gabaret che diceva il mio papà, di venire su a vedere le nuove macchine, che lì le persone, c'era, doveva esserci bravo quello che preparava la macchina, attrezzata, tutto, e dopo non c'era più nessuno. Tanti artigiani che hanno impiantato queste officine nel secondo dopoguerra, verso gli anni 50, tanti sono ancora in produzione e la maggior parte invece il papà ha impiantato il laboratorio, ha lavorato con i figli, il papà è morto e i figli sono andati avanti. Però i nipoti probabilmente non tutti hanno seguito quel lavoro lì.